a recuperare dei finanziamenti che ci sono a livello nazionale, che sono destinati all'ente pubblico, e in particolar modo se questi vi accede attraverso dei contratti particolari di performance energetica. Abbiamo effettuato alcuni interventi, quindi dando la possibilità ai comuni di recuperare questi contributi, dando la possibilità ai comuni di ammodernare le proprie infrastrutture. E poi si è aggiunta la possibilità di attivare quella che è la raccolta sul territorio dei rifiuti solidi urbani, che è una scommessa che partirà nel 2018, estremamente importante per il territorio perché la società ha come obiettivi principali quelli di creare servizi, lasciare ricchezza sul territorio, creare figure professionali sul territorio, diminuire se possibile nel caso di specie la tariffa nei confronti dell'utente e lasciare qui opportunità di lavoro, quindi lasciare ricchezza. Penso che sia un obiettivo meritevole e meritorio, perché pensare di attivare tutti questi sforzi fatti per il territorio vuol dire che c'è qualcuno che ama il proprio territorio e che fa sì che questo possa crescere e vengano lasciate risorse sul proprio territorio, cosa che in tanti altri posti magari non riceve un'attenzione come ho visto viene riservata qui nel territorio della Valsabbia. Che dire, io ho trovato gente entusiasta del proprio lavoro, gente che tutti i giorni ricerca soluzioni innovative per migliorare la qualità del servizio e quindi non posso essere che soddisfatto sia della fiducia che mi è stata rinnovata, che vuol dire che insomma, abbiamo lavorato bene, sia per i progetti ambiziosi che ci vedono protagonisti in prima fila. Questo è secondo me l'obiettivo principale. Allora, io innanzitutto voglio ringraziare sia il Presidente che anche l'Assemblea dei Sindaci che ha deciso di nominarmi quale Presidente di Valsabbia Solidale. E a loro ovviamente cercherò di dimostrare quello che ovviamente ci si aspetta, cioè che è un incremento e soprattutto un'evidenziazione di quelli che sono i problemi nell'ambito del sociale andandoli a risolvere con il personale qualificato che abbiamo già. Io la prima riunione che ho fatto, oltre che incontrare il nuovo consiglio d'amministrazione, su cui ovviamente punto moltissimo perché cercheremo di fare un lavoro di squadra, abbiamo incontrato subito il personale perché è costituito, al di là del personale amministrativo, anche dagli assistenti sociali, da personale molto qualificato che in questi anni ha dato servizi importanti ai nostri comuni. Su Valsabbia Solidale ovviamente i temi sono i servizi alla persona, quindi sono servizi molto delicati. Cercherò di portare come contributo sugli altri 26 comuni quello che si è fatto in questi anni a Ragnosine e oltre ovviamente a tenere sotto controllo quello che è l'aspetto fondamentale, il servizio fondamentale che fa Valsabbia Solidale riguardante i servizi ai giovani, ai disabili, i servizi alle famiglie svantaggiate, agli anziani, quindi occupandoci anche di quelle che sono le problematiche dell'invecchiamento della nostra società. Un punto importante ovviamente lo riserveremo sicuramente a quello che è l'aspetto e il mondo dei disabili, che ovviamente sarà sviluppato nel modo più consono e più corretto. Valsabbia Solidale si occupa anche di lavoro, attraverso il social work cercherò di portare l'esperienza che ho maturato nei 5 anni da assessore al lavoro in provincia e portando quelli che sono in maniera concreta i progetti che abbiamo sviluppato nei 5 anni di assessorato in provincia, perché ho visto che poi sono stati replicati anche da Regione Lombardia in modo egregio e quindi perché no portarli anche in maniera importante e concreta attraverso Valsabbia Solidale. Ci siamo già messi al lavoro, spero davvero, cioè, dire, di contribuire insieme al mio consiglio di amministrazione in modo concreto a ulteriormente incrementare e migliorare i servizi sia ai comuni, perché ovviamente noi ci riferiamo soprattutto ai comuni, quindi cercheremo di dare servizi qualificati e soprattutto cercando anche di trovare le risorse necessarie per aiutarli a risolvere le problematiche che ogni giorno affliggono i nostri comuni, ma nello stesso tempo anche includere quello che sono i servizi alle aziende e al mondo del lavoro, perché anche in Valsabbia la crisi si fa sentire e quindi credo che
cercare di dare una mano ai nostri giovani, alle persone inoccupate, ai disoccupati, a chi ha perso il lavoro, a chi ha paura anche di perderlo, alle aziende in difficoltà, credo che sia, oltre che un dovere, sicuramente un aspetto molto importante. Quindi le idee ci sono, speriamo ovviamente di riuscire a collegare anche quelle che sono le risorse importanti che servono poi per far maturare e concretizzare i progetti e riuscire comunque a dare servizi ulteriormente più importanti anche a quei comuni che in questo momento magari non si avvalgono completamente di tutti i servizi di Valsabbia Sollevata. Grazie naturalmente al Presidente e alla Comunità Montana e a tutti i sindaci che hanno inteso affidarmi questo incarico, l'ho molto apprezzato. Devo dire che non è stato un salto nel vuoto, un salto nel buio, perché Secoval la conosco da qualche anno, da qualche tempo, e ciò che il Secoval mi ha sempre colpito è questa sua capacità propositiva, cioè una capacità di andare a proporre, non di subire o di dover reagire a mutamenti, a stimoli, a variazioni che l'ambiente circostante ogni giorno ci impone. No, Secoval viceversa negli anni si è imposta come una realtà che nel panorama della pubblica amministrazione locale italiano, che come sappiamo soffre di qualche male endemico, ricordate che in Italia ci sono più di 5.000 comuni sotto i 5.000 abitanti, su un totale di 8.000 comuni, per cui Secoval si è sempre posta l'obiettivo di andare a fornire qualche cosa che tornasse utile a enti che per una certa dimensione ridotta naturalmente non potevano immaginare di diventare protagonisti autonomi di una qualche propositività. Quindi Secoval è sempre stata una realtà che si è imposta all'attenzione e ha portato l'attenzione del mondo esterno verso la Valle Sabbia. Il Presidente ricordava un recente premio al Forum PA del mese scorso a Roma. Ciò significa che evidentemente quanto è stato fatto in Secoval ha ottenuto un eco ben più vasto. Ovviamente Secoval rivolge la propria attenzione ai comuni del territorio valsabino, ma nel tempo non si è negata anche come funzione a comuni di altre realtà sovra provinciali, se vogliamo, cioè in altre zone della provincia. Secoval recentemente ha aderito con piacere alla richiesta da parte di comuni che sono ben distanti rispetto al territorio valsabino, pur essendo in provincia di Brescia, e anche a favore di questi comuni presta un'attività, ma l'obiettivo primario è non scordare naturalmente la localizzazione valsabina. Se poi anche per altri comuni vi sarà l'opportunità di rendersi utili, Secoval lo farà molto volentieri. Il male endemico italiano è anche un male endemico della pubblica amministrazione locale, ripeto, è anche un male endemico che si dimostra pienamente nella costante diminuzione delle risorse trasferite dal centro alla periferia. Quindi i comuni devono ogni anno inventarsi delle manovre, delle tecniche, dei meccanismi nuovi per fronteggiare questo calo di risorse. Ecco, Secoval di ciò se ne è fatta carico, tant'è che oltre alla propositività, la costante attenzione di Secoval, che io ho notato negli anni, perché ripeto la conosco da un po' di tempo come realtà, è quella l'efficienza, cioè il contenimento dei costi. E il contenimento dei costi naturalmente va a vantaggio di chi poi alla fine deve remunerare il lavoro svolto da Secoval, cioè gli enti locali stessi, che devono fare, ribadisco, i conti con delle risorse che via via si sono inaridite nel tempo. L'ultima vera grossa considerazione è che Secoval ha cavalcato la tecnologia, è sempre stata una società, fatemi dire, un po' visionaria, se dovessimo ricorrere ancora a quel genio più volte citato di Steve Jobs, una realtà visionaria, perché la tecnologia l'ha voluta proprio interpretare come un'arma, come uno strumento a vantaggio della propria offerta, e quindi in base alla tecnologia ha sviluppato dei servizi veramente innovativi che, ripeto, non peraltro l'hanno portata anche a guadagnarsi riconoscimenti nazionali. Ecco, l'attenzione alla tecnologia, ho avuto modo già di toccarlo con mano, è costantemente presente
nella mente di tutti i lavoratori di Secoval. Vorrei ricordare che Secoval ha personale di età media estremamente bassa. Sono tutti, fatemi dire anche qua, ragazzi con una per la loro età decisamente bassa, sono tutti ragazzi con una voglia e una passione incredibile che, ribadisco, non trascurano mai di osservare le opportunità offerte dallo sviluppo tecnologico. Ecco, su questa linea Secoval proseguirà naturalmente nel solco di quelli che sono gli indirizzi che sono stati definiti dalla comunità montana e cercherà di sviluppare sempre di più servizi con un contenuto tecnologico significativo che possano aiutare gli enti locali, non solo della Val Sabbia, ma anche del territorio provinciale bresciano o chissà mai anche di altri territori. Questo non lo possiamo escludere, anche se la nostra attenzione, ribadisco e chiudo, è soprattutto concentrata sul territorio valsabbiano. Bene, grazie. Domande? Chi sostituiscono? Lui nessuno. Lui nessuno. Giorgio sostituisce Zivioli, sindaco di Trevalle. Ah, ecco, Zivioli. Amministratore Zivioli. Sì. Claudio. Io Andreassi. Claudio Andreassi. Benissimo. Il suo nome è professore? Flavio Gnecchi. Non mi ricordavo, mi perdoni. Non si immagina, Flavio Gnecchi. Come gli gnocchi, ma ci mette lei. Dico sempre così quando telefono, ma ci sono gli gnocchi. Cioè, sì, ci sono, ma gnocchi. Però ecco, sono di Castro, ce ne sono da vendere. Non sono, invece mio papà era di Lecco, non sono della zona. Infatti tutti ogni tanto mi dicono, sei valsabbino? Dico no, purtroppo no, dico, intendo, a me la Valsabbia se è accettato piace. Evidentemente. Lei ha già seguito le vicende di Secoval, sì, sì. Come consulenza, come studi, analisi. E poi non è un segreto, perché tanto basta prendere un certificato in Camera di Commercio che ero stato nominato sindaco di Secoval, sindaco unico di Secoval a dicembre scorso, e quindi erano 6 mesi che bazzicavo per questi uffici in termini di controlli, ecco, diciamo così. E lei insegna? Milano Bicocca. Ma cosa? Insegno marketing e in più, qui sa perché ci vogliamo naturalmente beare con i termini inglesi, Global Corporate Finance, si chiama così l'esame però. E sta per? È finanza globale d'impresa. Quando lo spacciamo così con questo titolo, cioè, cresce.